Filippo Fonsarti, direttore del Teatro Stabile di Torino, benvenuti. Iniziamo puntuali, forse con un minuto d'anticipo, per evitare poi che i nostri ospiti non tornino a Milano, perché abbiamo scoperto che l'ultimo Frecciarossa è ad un orario abbastanza presto. Abbiamo l'onore di ospitare Margherita Palli, che credo molti di voi conoscano per esperienza teatrale vissuta in questa città innanzitutto e tante altre in giro per l'Italia o per l'Europa. Di Margherita Palli oggi presentiamo, anzi su Margherita Palli, il numero monografico di questa rivista che forse alcuni di voi hanno sfogliato o sfoglieranno all'uscita, che raccoglie un saggio infinitesimale di tutti quelli che sono stati i suoi memorabili allestimenti scenici. Io stavo cercando di capire quando ha avuto il primo approccio con le sue immagini, e quello che ricordo in maniera più vivida nel passato più remoto risale al 92, credo, quando io ero poco più che ventenne, ottavo contrabbassista dell'orchestra del Teatro Regio, e come ottavo contrabbassista stavo sotto al dente del palcoscenico in buca e non riuscivo a vedere quello che accadeva in scena. Dopodiché il primo contrabbassista, che era un vecchio volpone piuttosto cinico che aveva magari sulle spalle migliaia di rappresentazioni, mi disse: vieni qua al primo leggio di fianco a me così vedi quel che succede sul palcoscenico. Era la Damnation de Faust di Berlioz, meravigliosa, che vinse tra l'altro un premio Abbiati con la regia di Luca Ronconi, e ricordo ancora bene questi carri che scorrevano su binari, su queste spighe di grano meraviglioso, un'immagine incredibile, ebbi modo di vederla per le 6-7 recite consecutive, e quello fu l'imprinting, diciamo, più profondo che ebbi con la scena di Margherita. Poi credo un paio di stagioni dopo io divenni assistente dell'allora direttore artistico Carlo Maier, e lì successe credo una cosa incredibile, che fu questo dittico Čapek-Janáček al Teatro Regio e al Carignano con il caso Macropoulos, l'affare Macropoulos, dove credo si toccarono le vette, diciamo, di ciò che il teatro, la regia, la scenografia possono fare su due testi teatrali e operistici intrecciati in maniera così stretta, integrata, coerenti ma nello stesso tempo anche così intensamente differenti. Sfogliavo nei giorni scorsi e leggevo alcuni capitoli in maniera più attenta di questo meraviglioso volume che presenteremo la settimana prossima, anzi faccio uno spot, il 28 alle 17.30 al Teatro Gobetti, Luca Ronconi, Prove di un'autobiografia, e notavo nello splendido apparato di note, tra le altre cose, che Margherita Palli è insieme a Strehler e Shakespeare sul podio dei tre non più citati, e più citata di Pasolini, e appunto qui si apprende che con Ronconi ha firmato ben 70 allestimenti tra opera e teatro, cui si aggiungono le riprese e gli allestimenti di mostre. Una bellissima, memorabile, l'abbiamo vista qui alla Venaria per il 150° dell'Unità d'Italia. E concordo e apprezzo e ammiro il lavoro incredibile fatto da Giovanni Agosti, mi permetto di risentire soltanto laddove lui definisce Margherita vero braccio di una mente. Io ritengo che sicuramente Margherita è stata interprete ideale, straordinaria, che con dedizione ed utilità eccezionale è riuscita a interpretare il pensiero, l'idea, il genio registico di Luca Ronconi, ma mi pare drasticamente riduttivo definirla soltanto il braccio di una mente, perché la visione scenografica, ma architettonica, volumetrica, come dice benissimo Antonio Calvi nell'introduzione di questa rivista, sono fattori che hanno contribuito a fecondare la creatività di Luca Ronconi,
Insomma, ritengo che la forza di molti allestimenti sia la somma tra queste due capacità creative che nel corso degli anni hanno saputo sorprenderci, e il fatto che Margherita fosse non solo un braccio, ma ben di più, lo si è potuto apprezzare anche al di fuori di questo lunghissimo matrimonio artistico, perché negli ultimi tempi la sua arte è stata sfruttata nel migliore dei modi, ad esempio dal nostro ex direttore artistico, insomma, l'amico fraterno Mario Martone, che per affrontare le grandi imprese alla Scala si è affidato alle mani sapienti di Margherita, che riesce a gestire quella dimensione dell'opera teatrale, dell'arte performativa, e quindi si è creato insomma un sodalizio con altri registi. Pensiamo anche a Leo Muscato, con cui ha firmato Il nome della rosa per quanto riguarda il Teatro Stabile, negli anni addietro a Una signorina Giulia con Walter Malosti, e prossimamente in scena a fine mese di aprile Se questo uomo, di cui credo brevemente anche ci dirà Margherita. Quindi insomma, io credo sia un privilegio per noi incontrarla, farci raccontare i segreti del suo mestiere, e tutto sommato scoprire anche quanto sia intellettualmente profondo, ma anche quanto ci sia di modestia nell'approccio che le ha nei confronti dei testi teatrali e musicali, e quindi è una mano che sia nell'iperrealismo della Cena delle Beffe, sia nell'astrattismo concettuale del Sogno di una notte, per citare due allestimenti che sono un po' all'opposto forse della sua poetica, affronta sempre il regista e il testo con una modestia che è la modestia che hanno i grandi, la modestia di chi sa affrontare, ricevere, valorizzare un testo senza mai sovrapporre una personalità tracotante che in qualche modo possa forzarne il perimetro e il significato e il significante più profondo. Io mi siedo lì per non stare tutta la sera col collo storto a sentire Margherita, e insomma cedo la parola alla professoressa Mazzocchi, che farà insomma un ritratto breve, una introduzione alla sua figura. Grazie. Grazie mille Filippo per queste tue parole. Io in realtà la mia introduzione è brevissima, perché anch'io sono ansiosa di sentire Margherita, perché non voglio appunto farle perdere il treno, quindi riduco al minimo. Qui potete già vedere, adesso ripartiranno un montaggio preparato dai curatori del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, con una serie, in realtà veramente è forse un decimo di quello che ha realizzato, forse anche meno di un decimo, nel senso che è davvero la sua, ma un decimo molto significativo, è una campionatura molto ben scelta, perché l'ampiezza e la durata della professionalità e del lavoro di Margherita è veramente vastissima. Io volevo solo ricordare tre macro aree, diciamo, di intervento della sua creatività e del suo lavoro. Due le ha già toccate e precisate molto bene Filippo, cioè il suo lavoro come scenografa per lo spettacolo dal vivo, lirica e prosa. Tutto il percorso estremamente interessante poi del rapporto con i musei, con le mostre, con gli allestimenti. Spesso, in questo caso, un paio di occasioni, almeno in collaborazione ancora con Luca Ronconi, e una bellissima citata, appunto, La Bella Italia di qualche anno fa. Ma c'è un terzo tassello che mi piace moltissimo ricordare, anche perché è stato il tassello che ci ha un po' messo in comunicazione. Io la conoscevo prima solo come grande artista, andavo a vedere le sue cose, poi per strane bizzarrie della vita io ho avuto la grande fortuna di essere parzialmente, insomma per un certo momento del nostro percorso, anche collega di Margherita alla NABA. E questo aspetto della pedagogia ritengo che sia uno dei suoi
punti di forza. Mi piace moltissimo questa sua continuità anche in questo settore, perché l'importanza della trasmissione dei saperi, del passaggio dei saperi, mi pare decisivo. Soprattutto in teatro, dove le cose mi colpiva, sentivo una tua intervista in cui diceva: no, il mio lavoro dura 5 anni, poi sparisce. E quindi c'è anche tutto un rapporto con la memoria, con la trasmissione della memoria, su cui magari ti chiedo qualcosa. Scenografie memorabili, le sue, stranamente sono scenografie che sembrano, alcune almeno, assolutamente vuote, eppure non te le dimentichi. Io mi ricordo, ero ancora liceale, mi portano a vedere una storia di suore, dico, aia, ero un po' distratta come liceale, non avevo messo a fuoco che si trattava dei dialoghi delle Carmelitane, e è stato una delle mie esperienze cruciali. Non me lo sono più dimenticato, ma in fondo era uno spazio molto semplice all'apparenza. Oppure degli spazi, anche quelli io li ho amati moltissimo, penso alla Cenerentola, dove invece c'era il segno completamente opposto, no? la concentrazione, quasi una specie di costipazione estremamente giocosa e divertente di oggetti, camini, mi sembra, una delle scene dei camini. Quindi è un segno quello di Margherita, che è, diceva, sono molto d'accordo quando Filippo indicava come suo segno tipico proprio la tridimensionalità, la dimensione architettonica, uno sguardo molto da architetto anche il tuo, oltre che da più tridimensionale che non bidimensionale, e poi il movimento. Scenografie che mutano, che si... che ha fatto per chi? Sì. Sei uguale. che mutano, si trasformano, insomma, io penso alla Lolita, al lavoro incredibile, quello è stato un altro vertice meraviglioso, ma ce ne sono veramente tantissimi. E come terzo punto, che le scenografie di Margherita sono sempre sbalorditive, ma non per il fasto, ma perché accadono delle cose che non ti aspetti. Per esempio le cadute, le case che si aprono e che si adagiano, no? Il pasticciaccio, per esempio, oppure i treni dello strano interludio. Cosa che hai visto che ti ha... Ah, Besuch, anche questo è un altro punto fondamentale. Vogliamo partire proprio da Roncone, direi. Poi mi interesserebbe sentire anche il lavoro con altri artisti tu hai dato un contributo creativo molto molto importante. Quindi il rapporto tra scenografia e regia, sempre in un'altra tua dichiarazione, insomma, che ho sentito e mi ha colpito molto, dice la regia è fondamentale, perché quelli che ti lasciano troppo libera vuol dire che non hanno le idee chiare e non, forse il progetto non è poi così a fuoco, no? Allora che cosa, l'innesco, ecco, il punto di partenza della... Ma, tanto grazie di avermi invitato. Mi fa piacere essere qua, perché poi io sono partita da qua, nel senso che La Fedra è stato il mio primo lavoro, ero molto piccina con Ronconi qua, era il periodo che lui era un po', aveva fatto Prato e non lavorava più tanto nei teatri italiani, lavorava molto nei teatri tedeschi. Io non ho fatto tanto l'assistente, ho fatto 2 volte l'assistente con Gaio Lente per degli spettacoli Ronconi, ma facevo altro, le mostre, le cose, e a un certo punto lui mi ha chiesto di fare questa cosa. È cominciata questa avventura che è durata credo 30 anni, c'è mio marito che dice che ho passato più tempo con Ronconi che a casa, e forse è anche vero, in cui ho imparato, credo che la cosa più importante è stata che mi ha insegnato a amare un mestiere. Ronconi si definiva, io detesto la parola artista, nel senso che gli artisti sono delle persone che fanno arte, dice sempre io faccio un mestiere, ed è vero. Mi ha insegnato, credo, la cosa che ho imparato, io ho avuto due maestri, nel senso che penso che
ho lavorato tantissimo con lo facevo ragazzo di bottega da uno scultore che si chiama Il Cavaliere, che mi ha insegnato a manipolare la materia, credo, e da Luca invece una disciplina nei confronti del lavoro e del testo o dell'opera lirica. Quindi credo che, per quanto si dica, poi Ronconi cambiava, faceva anche sull'opera lirica, conosceva bene la musica. L'unico regista con cui ho lavorato, che l'ho sempre visto con lo spartito e non con un copione o il libretto in sala, quindi è difficile seguire un'opera lirica su uno spartito, credo, come dice, di non parlare il tedesco, e invece lo parlavo. Quindi credo che mi ha insegnato questo, che quando fai una prosa c'è un testo e lui che comanda, c'è un regista che, se non ha delle idee chiare, magari fa una bella scenografia o dei bei costumi, o c'è un attore che recita bene, ma non hai fatto uno spettacolo. E lo stesso è nell'opera lirica, no? Io in questi giorni ho fatto con Martone, sto facendo con Martone, anzi è andato in scena la Coancina, e credo che una delle cose era proprio quello, cioè credo che un'opera lirica, per esempio, se in questo caso c'era un'opera fortissima, un'opera che a me piace molto, ma c'era un regista che ha dato delle idee, io ho fatto le scene, qualcuno ha fatto benissimo le luci, qualcuno Pasquale Mari, Ursula ha fatto un pazza che ha fatto nei costumi, ma c'era anche un direttore che dirigeva un'orchestra meravigliosamente bene. Quindi magari vai a vedere una bellissima opera, poi diretta male, ti addormenti. Cioè, credo che lo spettacolo sia anche un lavoro di gruppo che è importante. Quindi il lavoro con Ronconi ogni volta era diverso, ed è forse questo è stato anche il mio grande divertimento. Non mi ha mai chiesto le stesse cose, cioè magari mi dice il colore che avevi fatto, però lo spazio nasceva sempre da un'idea di movimento degli attori. E lui faceva questi, non disegnava bene, però faceva pian piano poi aveva un po' imparato, perché io gli facevo delle gabbie prospettiche in cui riuscivo a capire, perché all'inizio mi faceva delle piante intersecate con delle sezioni, era abbastanza difficile decifrarle, però aveva sempre chiaro il movimento degli attori, e questo definisce proprio come lavorava, nel senso che io tante volte andavo in loggione per guardare gli suori, le cose, e i tracciati che lui mi aveva fatto sulla carta me li ritrovavo. E la stessa cosa aveva un'idea generale dello spettacolo, cioè quando mi raccontava una cosa non è che mi raccontava un luogo, mi raccontava uno stato, un momento, poteva essere una volta una parola, poteva essere un'immagine suggestiva, poteva essere un'idea di un colore, ma c'era sempre qualcosa da cui partivamo e che non cambiava alla fine. Tu hai citato degli spettacoli che abbiamo fatto qua, e quando abbiamo fatto il caso Macropoulos, una delle cose che mi aveva detto, ma all'inizio ci aveva detto cosa può esserci in comune in questi tre luoghi, che erano uno studio di un avvocato nella prosa, nella lirica, perché poi io non avevo fatto la prosa, l'aveva fatto Carlo Diappi. Che cosa ci può essere? Cioè, uno studio di un avvocato, un retro di un teatro e alla fine un albergo. E siamo partiti dalle passatoie degli alberghi, quelli, diciamo, degli tutte, anche scialle, c'è sempre una passatoia, fino a una certa epoca c'era una passatoia rossa, non si sa perché, ma c'era una passatoia rossa. Siamo partiti da quello, siamo partiti anche da delle immagini. Una cosa, credo che non, ma anch'io non amavamo citare dove andavamo a prendere i nostri riferimenti, nel senso, non necessariamente chi guardava doveva essere al corrente dei nostri riferimenti, ma dovevano entrare dentro questa storia. Se posso farti un esempio, è per esempio Lodoiska, che abbiamo fatto con Riccardo Muti, che è una storia abbastanza, lui e lei, insomma, non era proprio drammaturgicamente una cosa così pazzesca, però l'epoca era quella lì. Abbiamo guardato tutte le prospettive dal sotto in su neoclassiche, poi le abbiamo messe dentro Sin Sin, però la partenza era quella lì. Quindi sì, suggerire, dare delle indicazioni che non siano proprio didascali, ma credo che tutti gli spettacoli devono poi essere anche letti astrati, no? Cioè quello che viene, che la legge crea, o quello che capisce, che quel vortice di guardare in alto non necessariamente deve sapere che era una prospettiva neoclassica, gli doveva far paura che poi lo passa. Questo aspetto che ci sottolinea, questa idea di una immagine che si legge a più livelli, è molto interessante, molto anche, permette davvero una
relazione con lo spazio creativo anche per il pubblico, che era uno degli altri punti fermi, no, del lavoro già di Roncone. Sì. L'attenzione al pubblico, il suo cercarlo, sempre metterlo in condizioni di sperimentare, di vivere un'esperienza teatrale che fosse appunto non consueta, non ovvia. Venendo a uno spettacolo che io purtroppo non ho potuto vedere, ma che tutte le volte che li vedo in immagine, in foto, mi affascina sempre tantissimo, è il primo che hai fatto qua a Torino, La Fedra. Sì. Abbiamo debuttato a Prato, ma era una coproduzione con Torino e poi diciamo abbiamo fatto un debutto a Prato e poi la prima. E lì c'è quell'idea spaziale meravigliosa di questa specie di... Ecco, come è nata questa? Ma era nata dal fatto che lui mi aveva... cioè voleva qualcosa... cioè Anna Maria doveva avere, la Guarneri, doveva avere questo oggetto astronomico, questo telescopio, questo... E anche lì c'erano, per esempio, c'era la cupola e poi c'era quell'angolo di architettura. Quell'angolo di architettura era un progetto di Versailles, cioè fatto di pietra di Parigi, quindi c'erano dei riferimenti precisi. E doveva essere una cupola con questo taglio e con e i vestiti che aveva fatto Carlo Diappi erano una specie di Balenciaga, quindi era come una signora ricca dentro uno spazio astratto. Meravigliosa, devo dire, una delle memorie più purtroppo indirette, però ecco, torna il tema della memoria, per me è molto importante, che di come lasciare tracce, no? Anche in maniera indiretta questo spettacolo continua a esistere proprio per la sua suggestione, per la gestualità. La memoria, non so, adesso ci sono questi, vabbè, tutti dai selfie, DVD, nelle riprese si vede tutto benissimo, però io specialmente nella lirica gli spettacoli li ho fatto con Roncone fino forse a 15 anni fa, praticamente quando dovevamo fare una ripresa era la memoria della mia testa, perché vedevi le facce bianche dentro gli spazi, forse di dietro passava il cannone, chissà perché non c'era questo tipo di memoria, che però era anche divertente, no? Nel senso che poi la gente ti raccontava anche delle cose che magari non c'erano, non aveva visto, come gli spettacoli. Io ho fatto Ignoramus, e Ignoramus aveva 300-400 posti e non abbiamo fatto tantissime repliche, ma praticamente l'hanno visto 10.000 persone. Quindi io ogni tanto sento gente che mi racconta, dice, ho visto Ignoramus, e mi racconta anche com'era la scenografia. Probabilmente ha visto delle fotografie o delle cose, qualcuno... Quindi la memoria va bene anche così, no? Sì, che, sì. No? Ecco, quella è la Fedra, che aveva queste luci anche molto forti. Il telescopio è un oggetto che... ci sono degli oggetti che ricorrono negli spettacoli Roncone. Non chiedetemi perché, non lo so. Ma per esempio il telescopio, le cose astronomiche, era un oggetto che sovente lui usa, l'abbiamo usato anche nella Centaura, che c'è. Quello era uno degli oggetti. Ci sono degli oggetti che ricorrono, che ricorrevano. Questo era Bezucher. I famosi muri. Ecco, un altro spettacolo che invece per fortuna ho potuto vedere amatissimo, sempre qui, è L'uomo difficile. Sì. Scusa, andiamo qua per campioni, sì, per sì, esempi, ma perché, come dicevi, ogni spettacolo aveva un po' la sua origine, sì, la sua forma, che poi si diventava appunto forma cinetica, visiva. E lì... tutto il discorso delle scale... Le scale, vabbè, c'era tutto. Dietro le cose Rocconi c'erano sempre dei racconti drammaturgici precisi rispetto al testo. Mi chiedeva delle cose, lì avevamo lavorato sui disegni di Escher, delle scale. Cioè, è uno spettacolo che oggi non si potrebbe più fare, nel senso che non credo che permettano più di salire a un'attrice che tra l'altro Annalisa soffriva anche le vertigini sulla scala che arrivava in soffitta larga 1,10 m. Quindi c'erano anche cose che oggi non si possono più fare perché per la sicurezza, succedono delle... poi io non sono così convinta di questa cosa della sicurezza. Marisa Fabri saliva lì
soffriva di vertigini, si era anche un po' impasticata, credo, perché aveva paura e Avogadro le stava dietro, aveva chiesto Avogadro, poi dopo 2 mesi ha fatto uno spettacolo con Orazzini, è entrata con le scarpe col tacco in scena e si è spaccata la gamba, perché non era credo mai portato. Quindi questo, ecco, lo spettacolo era questo e veramente era questa Vienna, questo luogo un po' lossiano, inquietante. Dicevi alcune cose non si possono più fare. No, credo che moltissime cose non si possono, cioè sembra proprio di fare un po' la vecchia rincoglionita, ma non si possono più fare. Una è per la sicurezza, perché sicuramente non puoi più fare, cioè quelle scale lì non te le fanno più mettere, oppure uno appeso deve avere 300 cavi, quindi è ridicolo, quindi quello sicuramente non puoi più fare. E poi ci sono anche i tempi che sono molto diversi, io non so... Fedra abbiamo provato, che poi era una scena fissa, abbiamo provato credo 2 mesi con la scena, che non aveva tanti movimenti, ma se penso degli spettacoli come Dannazione de Frosa, abbiamo fatto un sacco di prove in palcoscenico per poter ottenere, cioè i macchinisti sono bravi uguali, che purtroppo non ci sono più i tempi tecnici per poter fare certe cose. Io ieri sono rimasta impressionata qua, cioè perché la scala ci sono, che non è l'opera pasticcio, è quel che è il povero teatro. Ce ne hanno montati 3 spettacoli e la gente passa, quindi non puoi più fare certe cose perché non è più proprio i tempi per provare. Cioè gli spettacoli di Monconi erano complicati dal punto di vista dei movimenti, nel senso che dove, cioè i tecnici che muovevano gli spettacoli di Monconi, devo dire, in questo teatro, ma in tutti i teatri italiani bravissimi, erano anche loro degli attori, erano della gente, cioè partecipavano a quella roba lì da dietro, quindi non è che puoi cambiare il turno, la cosa. Quindi credo che oggi sia difficile, a meno che tu abbia un teatro, sta fermo per un po' e fai le tue prove necessarie, certo, necessarie per fare quel movimento. Per quel tipo di richiesta anche. Sì. Quindi Roncone partiva da una suggestione, ogni spettacolo aveva la sua identità, quindi la sua storia era. Invece con i registi della generazione insomma, più giovane, penso a Malosti, penso a Rifici, anche qui siamo, come dire, il tipo di rapporto con la regia è sempre sulla base di spunti, stimoli? Ma io non sarei capace, cioè non voglio fare le regie, ma se devo fargli io la regia, tanto vale che la faccia, nel senso non voglio lavorare con qualcuno che mi dica sì, è giusto che nel libro c'è, ma che una mente ci sia, perché sennò non avrebbe senso. Quindi credo che con tutti, ovviamente ognuno ha il suo approccio, è sempre, io il lavoro che faccio con i miei assistenti, qua c'è Leonore, i miei assistenti sono tutti i miei ex allievi, e lavoriamo moltissimo con il regista, ognuno è diverso, non so, per dire, io la prima volta che ho lavorato con Martone, con Ronconi lavoravo in un modo, certe cose, ma Ronconi era l'uomo da centrosala del bozzetto, nel senso che lui guardava un bozzetto e si immaginava cosa gli succedeva attorno, era proprio teatrale, non so cosa dire. Io la prima volta che ho fatto Otello con Mario gli avevo e lavoro sempre con dei modellini grezzi, quindi avevo portato, non avevo ancora portato i modellini, avevo portato questi primi disegni, una pianta, e non ci capivamo bene. Dopo un po' ho capito da come mi parlava che lui voleva capire anche cosa vedeva lui da fuori, quindi con l'assistente Guia che avevo allora ci siamo preparati, era Otello. Quindi era dentro una Venezia, anche se Otello non si vede, una specie di tela del ragno, forse c'è qualcosa. Avevamo preparato una pianta, oggi siamo molto comodi con il computer, cioè diciamo che qualche vantaggio la tecnologia ce l'ha dato, e gli avevamo preparato una pianta con dei punti di vista, dalla qui, cioè cosa immagina l'attore che arriva da lì venendo di qua, e gli avevamo fatto i punti e ci siamo capiti, e alla fine abbiamo lavorato su... Più che il metodo diverso di approccio al lavoro è il metodo con cui c'è il regista che ama di più avere il modellino piuttosto che il regista che ama di più altre cose, quindi credo che è un po' importante. Io prima avevi aperto una pagina con Sakura, sul lavoro che ho fatto con Sakura, io credo di aver avuto una vita fortunata, nel senso che mi sono capitati degli incontri straordinari. E a un certo momento mi hanno chiamato e mi hanno detto che c'era Sakuroff che veniva in Italia
e doveva fare uno spettacolo. Era la prima volta che lavorava in teatro e aveva chiesto, in teatro di parola, perché lui veniva dal cinema. Poi forse ha fatto qualcosa a San Pietroburgo da giovane, ma diciamo non si era mai affrontato dentro il Vicenza, e aveva chiesto di avere dei colloqui con degli scenografi più che italiani, europei, cioè che avessero lavorato in teatro e che conoscevano una realtà europea anche di costruzione. E sono andata a fare il colloquio e dopo mi hanno detto che io lì ho fatto una cosa strana, ho fatto una specie di direzione artistica sui costumi, le proiezioni, cioè difatti non figuravo come scenografo ma come direzione artistica, ho disegnato la scena, che poi la scena c'era perché l'ho fatta al Palladio, ma gli oggetti, e ho incontrato questa persona che era molto simile a Ronconi, nel senso lavorava nello stesso modo, pasticciando sulla carta, però là era figlio, credo avesse fatto anche il militare, per cui aveva delle specie di mappette come la battaglia navale, tra l'altro faceva gli schizzi, ma insomma il ragionamento era lo stesso, cioè partivano tutte e due da dove muovere le persone in palcoscenico. Quindi lì mi è stato facilissimo, per esempio, stranamente lui parlava russo, io italiano, ma ci siamo capiti subito perché il metodo era quello lì, che quando ho visto che tracciare cose la traduttrice mi ha detto dai lì, ce ne andiamo da soli, e abbiamo cominciato a disegnare. Quindi credo che il metodo lo trovi ogni volta con persone diverse. Io ho visto lo spettacolo a Milano. Che era, sì, non era neanche a Milano, anche quello aveva in comune con Ronconi, aveva che non detestava le riprese e non la voleva fare, poi per contratto credo gli avessero detto che doveva farla, ma lo spettacolo è nato e morto a Vicenza. A Vicenza, infatti a Milano c'era, mi sembra, una scenografia virtuale. Sì, dietro avevamo tentato di ricostruire, ma lui l'aveva fatto proprio per Vicenza, tanto che la sera della prima i ringraziamenti è uscito, ha fatto quello con la traduttrice, ha detto, la cosa interessante è che tutte le persone che recitavano, a parte gli attori, era gente dei cori di Vicenza, era gente comune di Vicenza, che lui aveva in poco tempo messo, fatto, c'erano questi, sì, era tutta gente di Vicenza, quindi lui con una nuova polemica aveva ringraziato pubblico di Vicenza dicendo che l'aveva fatto per Vicenza, che quello spettacolo era nato lì, solo quelli che l'avevano detto così, poi facessero quel che volevano. La polemica era stessa, diciamo, la versione era la stessa, nel senso che comunque la stessa, diciamo, lavorava nello stesso modo proprio su questi movimento. Sul movimento, quindi la scenografia in qualche maniera da parte all'Olimpico, insomma. Sì, no, cresceva, cioè assieme, tutto, ma in rapporto a un delle posizioni, no? E ti piace come opportunità, come tu che sei invece così architettonico, così sulle costruzioni, sulla tridimensionalità, ti piace invece l'idea di usare anche appunto una scenografia, dico, immateriale, guarda, a me piace, a me piace divertirmi. Che l'hai usata anche poi per il nome della rosa, un po'. Sì, insomma, però, certo. Diciamo, a me piace sperimentare le cose, perché sennò fai un altro mestiere. Adesso io ho fatto alla Scala lo Schiaccianoci, tutto dipinto, ho fatto scene e costumi. Schiaccianoci tradizionale, quello di Balanchine, quello dove. E l'ho fatto tutto dipinto, lavorando però con le immagini, diciamo, ho preso delle immagini di fotografie e invece di proiettarle le ho fatte dipingere come nel Settecento, però dovevano essere delle fotografie, quindi mi diverte sperimentare delle cose, non è che devo per forza costruire delle cose. Quindi anche penso che oggi, cioè in quel caso andava bene la pittura, perché poi per il balletto c'è anche degli spazi, poi io dovevo lavorare sulla coreografia di Balanchine, che aveva proprio degli spazi precisi. Ma penso che oggi, ma sai, quando dici costruito, quando arriva la luce elettrica in teatro, nasce la regia e ci fanno anche il costruito. C'è Adolf Appia, che è svizzero in comune, abbiamo una svizzeritudine in comune, insomma, comincia a ragionare sulla diversità perché la luce cambia. Quindi, credo che devi, cambiano anche i modi di vedere le cose, no? Oggi il pubblico, anche quello più spreveduto, ha la televisione, la pubblicità, qualunque
pubblicità o televisione è fatta benissimo, un film è fatto benissimo, quindi siamo abituati anche, anche proprio nel pubblico meno colto a, a vedere delle cose che forse 25 anni fa, 30 anni fa non te ne accorgevi, o dovevi già essere molto sofisticato. Io ho visto delle cose, ho visto il Duca d'Alba di Visconti, ma dai, che l'avevano ripreso un po' di anni fa, le Spoleto era inguardabile, cioè nel senso che dove ti spostavi la prospettiva cadeva tutta da tutte le parti, perché ha fatto prospettiva centrale, quindi probabilmente all'epoca era quel tipo di... quel tipo di cosa, cioè probabilmente tra 30 anni questa roba sarà vecchia e la guarderemo in un altro modo, credo. No, ma credo perché proprio l'occhio pensa solo ai colori, certi colori che oggi puoi usare 20 anni fa non c'erano, perché te li ha dati la televisione, te li ha dati il computer, te li ha date delle materie chimiche o no. Quindi penso che l'evoluzione nostra è anche quella, no? Cosa veramente è molto importante questo punto che hai detto. Quali sono gli ambiti contigui alla scenografia che secondo te sono molto nutrienti per uno scenografo? Ovviamente la storia dell'arte, immagino, ma anche, non so, lo spettacolo popolare. Io guardo tutto. Guardi tutto. Per io esempio... guardo tutto e credo che anche Ronconi guardasse tutto. Ronconi guardava, andava tantissimo al cinema, guardava tutto, guardava dal trash al... corto, cioè non penso che, non so, ti può dare ispirazione una vetrina di Marchesi a Milano per farci lo schiaccianoci piuttosto che un manga, dipende da cosa stai facendo. No? Quindi occhi aperti e io attenzione una cosa sempre. Che dico sempre ai miei studenti, che se non sei curioso e non guardi tutto, cioè anche la storia dell'arte serve, però non è che puoi guardare solo quadri per fare uno spettacolo, cioè, quindi credo che devi guardare un po' tutto, no? Un po'. Ecco, e oggi c'hai il vantaggio del computer che riesci, cioè, oggi puoi veramente spaziare, studiare, guardare delle cose tantissime. No? Rispetto a questo guardare tutto, che è un altro punto molto, molto interessante che ci stai, su cui ci stai portando. Ecco, tu stai facendo con Walter Malosti un progetto su Se questo è un uomo, e devo dire che ti occupi, vi occuperete non solo di un libro giustamente strafamoso, ma anche di un immaginario molto ampio, se consideriamo tutte le opere che sono state fatte a partire dal tema. In questo caso, ora senza svelarci troppo, perché lo spettacolo non è ancora andato in scena, quindi insomma non vogliamo non voglio forzarti a... Diciamo che quando Walter mi ha chiamato per chiedermi questa cosa ho detto di sì, e poi ho riletto il testo e mi sono anche un po' pentita, nel senso che ho fatto fatica, perché appunto fai Covanci, ma in fondo Pietro il Grande chi è, mica uno, cioè voglio dire, è una storia russa, senti la Russia, tutto quello che vuoi, ci metti dentro l'anima e tutto, ma... E invece quella storia lì è il tuo vicino di casa, è una storia che c'è anche oggi, cioè ti fa paura, ti fa davvero paura, no? E lo rilegge e dici, ma che spazio è? Uno spazio universale, perché in fondo quella tragedia è la tragedia che può esserci ovunque in ogni momento. Cioè non è Pietro il Grande che c'ha un fratello, cioè è una storia precisa, quella lì. O le carmelitane sono delle suore, stanno dentro con me. Poi finiscono tutte volte, però è una cosa che ti tocca, ma umanamente ti tocca molto poco, ma soprattutto sono degli spazi che fai non facilmente, ma puoi individuare quello. E allora abbiamo lavorato con Walter per trovare uno spazio che non fosse reale, ma che fosse di memoria, di un viaggio. Credo una delle cose che avevo detto a Walter, che a me, cioè, la storia del nazismo, cioè io ho visto un sacco di cose che raccontano di questa tragedia che è stato il nazismo, e credo che le due cose che mi hanno colpito di più e mi hanno lasciato traccia nella memoria è il film di Spielberg, che in bianco e nero alla fine è solo una ragazzina vestita di rosso, e quel spettacolo che si chiamava Kampf, fatto, credo che qua è venuto alle tantissimi anni fa, quello fatto con le miniature. Io l'ho visto a Spoleto e era uno spettacolo che mi aveva colpito, perché
dopo un po' eri dentro questa tragedia, in fondo era fatto di niente, era fatto delle marionette. E c'è un momento in cui loro vanno a mangiare la zuppa, erano fatto molto di suoni, di cose, e sentivi questa gente che succhiava la zuppa e capivi, cioè io non ho mai potuto succhiare la zuppa a casa mia, nel senso non è un gesto che facciamo quotidianamente, è un gesto che fai se hai molta fame o se sei disperato, e mi aveva colpito che era la stessa cosa. Socorro lo fa fare ai topi quando arrivano nel lago, cioè nel posto dove si specchiano in questa tragedia, e gli diceva: quando non hai da mangiare succhi la, cioè succhi quest'acqua per l'umore. E tutto lo spettacolo Canfa era fatto dei colori che non so come dire, non c'erano questi colori, e quindi ho lavorato un po' su quello, facendo uno spazio, e poi alla fine diventa la casa di Torino, ma che può essere una casa universale di oggi, o forse, cioè, certo non è una casa trendy da architetto, ma è un luogo comune, una casa con un calorifero, una tappezzeria. Quindi il colore comincia a riaffiorare dopo. Ma poco. Per sempre per questo. Ma sì, perché il colore mente, cioè. Il colore è arcia. Credo soprattutto devi raccontare questa tragedia. Chiara, perché no, abbiamo ancora un pochino di tempo. Vorrei spostarmi, ma in realtà è proprio il tuo discorso, il discorso che hai appena fatto sull'importanza appunto di anche sedimentare le sue esperienze che sono decisive. Tornando un momento al tema della pedagogia. Quando tu, perché poi ce l'hai detto, siamo d'accordo, insomma, è come non essere d'accordo, le tecniche evolvono, le macchine cambiano, il mestiere acquisisce nuovi strumenti. Però ecco, ai tuoi studenti della nuova accademia, dello IUAVA, insomma, nei vari luoghi dove hai insegnato e dove insegni, che cosa ti importa che passi soprattutto al di là del mestiere, al di là degli strumenti, cioè chiarire una visione possibile, una missione in un certo senso? Credo che fare lo scenografo, cioè dove fai le nuove, cioè non è solo fare teatro, è fare anche cose, e ai nostri studenti cerchiamo di trasmettergli appunto che è un lavoro che ha svariate possibilità, no? Quindi facciamo, e soprattutto oggi gli insegniamo a leggere, non so come dire, a prendere un testo, a prendere qualcosa che sia poi per una vetrina rinascente piuttosto che per un'opera lirica, ma entrare dentro questo mondo e capire che cos'è e a progettarlo proprio con questa intenzione di costruire la casa a qualcuno, che può essere un'opera lirica, un testo di prosa o una mostra, ma tu stai costruendo la casa di un signore, di qualcuno che ha delle esigenze precise, quindi lavoriamo molto su questa cosa e sul fatto che la scenografia oggi è fare le luci, fare i costumi, ha tante sfaccettature, forse è sempre stato così, perché una volta nell'Accademia lo scenografo faceva solo quello, no? Invece oggi puoi fare tante cose, cerchiamo di dargli un... Purtroppo gli anni dell'Accademia sono pochi perché sono tre procedure specialistiche, ma nei tre anni di portarle a scoprire per alcuni il mondo del teatro, che è quello un po' più colto, ma per altri il mondo delle mostre piuttosto... credo che non si deve avere vergogna che tutto fa spettacolo, nel senso... Io non gli accendo la televisione tutto il giorno, però dietro le cose di Mara De Filippi c'è comunque una sedia, un fondale, qualcuno gliel'ha fatto. Quindi magari non guardi quello, però è un mondo che ha tante sfaccettature oggi che fai, in cui devono imparare questa cosa, e devono imparare la cosa a cui teniamo di più proprio tutti con i miei colleghi, non siamo tantissimi,
che è un lavoro, cioè che proprio fare l'artista non è, non fare niente tutto il giorno, è un lavoro forse più faticoso di altri. Perché purtroppo uno magari si iscrive all'accademia, sai, disegna bene, poi invece non è solo disegnare bene, devi avere appunto quella cosa, non è giusto, è Agosti, ma dietro un disegno c'è un cervello, non c'è solo una manualità che sai fare le cose fatte bene. E noi abbiamo portato poco tempo fa i nostri studenti negli studi di Striscia la Notizia, proprio perché volevo fargli capire che un programma satirico di cose ha poi un rigore che l'ospedale Bocconi, cioè che è uguale, nel senso che ogni cosa che fanno ci sono dietro delle persone, che c'è uno studio, c'è un'attenzione a tutti i particolari di altro tipo, ma che deve essere quella, ecco. Quindi credo che un po' oggi la missione di un docente di un'accademia è non pensare che tutti diventino dei Leonardo, dei Frigerio, ma diventino delle persone che lavorano nel campo del visivo, no? C'è tanto visivo, io certe volte passo, non so, per esempio le vetrine di Witton sono tra le più belle al mondo, cioè sono degli spettacoli teatrali, non so, performer, chiamano come vuoi, ma hanno dietro una mente. Quindi si apre un ventaglio di possibilità notevole. Naturalmente chi desidera, come sapete, retroscena e una conversazione, insomma. Sì, io avrei poi una domanda da fare. Sì, prego. Allora, se vuole fare... No. Ma io approfitterei adesso, perché poi si apre il treno. Sì, molto rapidamente. Ho avuto la fortuna la settimana scorsa di assistere alla rappresentazione dell'ultimo spettacolo, credo che sia il suo ultimo lavoro, La Colanci della Scala, riportando un'emozione che perdura nel tempo, che è quella che viene data appunto dai grandi spettacoli. Questo è uno spettacolo d'opera, lei accennava dall'inizio al lavoro d'equipe che è stato fatto come sempre, però è veramente uno spettacolo forte, che tra gli spettacoli lirici, insomma, funzionare a 360 gradi non è una cosa proprio da tutti i giorni. Quello che le volevo chiedere però in particolare è la sua visione. Qui ci sono molti aspetti, se vogliamo. Italvideo ha realizzato posso chiamare effetti speciali senza dare una connotazione negativa al termine. Ricordo i suoi memorabili spettacoli qui a Torino, per esempio la Damnation de Faust, dove l'illusionismo teatrale è realizzato ancora in maniera tradizionale, se vogliamo, no? Più artigianale, posso usare questo termine. Ecco, però quello che volevo capire è il rapporto, come vede lei l'utilizzo, che in questo caso è stato anche piuttosto forte, della tecnologia all'interno dello spettacolo, allora, per crearne la magia e l'illusione. Intanto c'è una proiezione dietro, ma su un disegno che abbiamo fatto noi, nel senso che dal video ci ha aggiunto degli effetti di fuoco, eccetera, ma i bozzetti che lei trova sul catalogo sono gli stessi, quindi abbiamo lavorato su delle immagini che abbiamo elaborato noi, poi nessuno dei miei assistenti fa quello mestiere, è stata chiamata una ditta che fa quelle robe lì, perché doveva esserci, cioè non è tanto di avere un film dietro, ma era quasi impossibile con quei tempi tecnici cambiare dei fondali, cioè si potevano anche dipingere. Schiaccianoci l'abbiamo dipinto, ma c'era un intervallo, c'era una cosa, quindi dipende da che cosa fai. Quindi credo che i filmati possano servire le cose. Tu ricordavi le Carmelitane, nelle Carmelitane c'erano un sacco di filmati, erano tutti film che parlavano della rivoluzione francese, compreso alcuni, quello dove ne citava Chéreau, e loro entravano. Cos'era l'idea? È che queste signore da Compiègne scappavano e arrivavano in un cinemino anni 50 a nascondersi dai rivoluzionari, ma dentro proiettavano solo film della rivoluzione. Cioè, lo sto dicendo banalmente, ma stiamo parlando dell'87, non è che, cioè, ci stupiamo, ma si usavano già tanto tempo fa, semplicemente oggi abbiamo delle macchine più comode per proiettare, ma che credo l'uso della tecnologia dipende da cosa stai facendo, cioè hanno fatto altri la Scala, serviva dietro dei film, ne fai altri che non servono e ci metti delle luci, quindi credo che in questo caso di Covancina serviva proprio a quella, cioè il film dell'ultima scena, poi dato che avevamo fatto tutti i riferimenti di Covancina erano legati a un
futuro apocalittico preciso, l'aeroplanino che passa è quello di Blade Runner, semplicemente quello scritto in russo. Quindi ogni immagine è una delle indicazioni che ci aveva dato Mario, era melanconia, quindi alla fine come lo fai dipinto, gli incendi, la scala, non si può, quindi oggi la tecnologia ci permette di fare delle cose, invece la casa la puoi incendiare perché la bruci con la carta lampo, quindi credo che un po' la tecnologia, credo che non ne devi abusare ma nemmeno esorcitarla, come quelli che mi dicono ah non disegni più a mano, ma che senso ha, nel senso... Tanto se non sai disegnare a mano non sai disegnare neanche al computer, quindi non è che il computer da solo, come diceva Ego, non è uno strumento intelligente che perché hai il computer e scrivi Shakespeare, cioè, però c'è proprio un esorcismo della tecnologia che mi sembra un po' ridicolo oggi, proprio anche sul disegno, no? Chiaro che noi in Accademia gli diamo gli strumenti per poter disegnare a mano, però poi gli insegniamo a lavorare col computer perché... Oggi, specialmente nel mondo della lirica, tratti, cioè io non so, fatto fa, stavo a Berlino, non è che continui a fare avanti e dietro una volta un treno, gli mandi delle cose e le correggi e hai anche delle costruzioni più rapide, cioè i tempi che dicevamo si sono anche, per esempio, nella costruzione, oggi si lavora moltissimo col portaggio delle cose, chiaramente costruisci più velocemente perché sono delle macchine che tagliano. Poi vabbè, c'è il sapore del legno, cioè voglio dire, poi va bene, però devi anche un po' evolverti su quello. Credo che ci sono delle cose, ecco, per esempio io adesso ho fatto adesso con Giovanni Agosti che ha curato il libro Ranconi, Paolo Stoppa e Pasquale Mari che è il designer di Covancina, abbiamo fatto una mostra a Palazzo Reale che è su adesso, che si chiama Il meraviglioso mondo della natura, e abbiamo ricostruito, a Milano c'era questa sala del Grecchetto, insomma abbiamo ricostruito, portato lì le tele, ricostruito quello che dal catasto, facendo delle indagini, cosa poteva, che cos'era Palazzo Verri in Monte Napoleone, quella stanza lì dove c'è questo ciclo, c'era stato dipinto nel 600-674, che è il più grande ciclo di natura in Europa, è stato tagliato, eccetera. Con Pasquale abbiamo fatto, con Rinaldo Rinaldi, che è un pittore scenografo molto bravo, abbiamo ricostruito dai quadri, eccetera, eccetera. E quello sì dipinto a mano, perché solo abbiamo ricostruito la zoccolatura e il Palazzo Visconti, e con Pasquale Mari abbiamo fatto un lavoro sulle luci, di in 10 minuti hai l'arco della giornata dalla sera alla mattina per come immagini come erano illuminate a Palazzo Verri all'epoca dalle finestre, perché nel 600 funzionava così, e dietro però poi si vedeva il trucco, nel senso che se uscivi dalla mostra puoi vedere che cosa succedeva dietro. Allora, la tecnologia ti serve, la puoi mischiare, va bene, no? Non... Se volete fare qualche altra domanda adesso mai più, perché ci stiamo avvicinando alla scadenza, purtroppo. Allora, non volevo fare questo mestiere, volevo fare il veterinario. Faccio tanti animali, però c'ho molti gatti, no, i cani, i gatti, tutto, i pesci. Era un papà architetto, di buon senso, e io appena vedo una goccia di sangue svengo, quindi dopo il ginnasio scientifico mi ha chiamato, e conoscendomi anche di carattere, mi ha chiamato nel suo studio e mi ha detto guarda, se vuoi fare il veterinario dei gattini, cioè quel signore che cura dei gatti, va bene, ma se pensi di andare su un arpeggio a curare le mucche è meglio che smettiamo subito perché su ieni. E troviamo un'altra cosa, io disegnavo, la cosa più semplice era seguire una strada nel disegno, non mi andava di fare architettura a Zurigo, ho fatto sulla carta come fanno gli studenti, qual è il posto più vicino e qual è una cosa che possa dar meno fastidio alla famiglia, e la scenografia a Milano, quindi sono capitata lì per caso. Poi a scenografia, all'Accademia all'epoca c'era Ari Cavaliere che era il direttore, mi interessava di più la scultura che la scenografia, e la scenografia era fatta da un signore che si chiamava Tito Varisco, era il direttore tecnico degli Artisti della Scala, brava persona, però non certo un avanguardista del teatro, insomma, faceva delle altre cose,
uscita dall'Accademia, ho fatto per parecchi anni il ragazzo di bottega da Alec, poi ho lavorato con Pierluigi Nicolini, facevo altro. E poi nell'80, che c'erano conosciute a Triennale, non ero mai entrata in teatro, a dire la verità, e se non mi spettacolo. Gaurenti aveva un problema, aveva bisogno di assistente, sapeva, e gli ho fatto da assistente per due spettacoli, e dopo ho fatto quello. Però continuo a fare le mostre, continuo a curare gli animali. È stato anche il progetto della Gara Torsè, del Museo Torsè? Sì, no, è stato che a un certo punto, appunto, disegnavo anche abbastanza bene a mano, e avevo fatto il primo lavoro con Gae, lo Stockhausen, e io poi lavoravo da un triennale, e quando hanno vinto il concorso della Gare d'Orsay c'è stato il passaggio da Giscard d'Estaing a Mitterrand. Mitterrand era fanatico, cioè seguiva molto come si dice, tutta la parte progettuale, insomma si intrometteva abbastanza. D'altronde la direttrice del Museo di Scultura era la mamma di Masarini, quindi insomma, veniva solamente in Gare d'Orsay, e la GAE voleva presentare un progetto, all'epoca non c'erano i computer, voleva presentare delle in Francia negli studi d'architettura una volta c'era il colorist, che sarebbe l'equivalente di quelli che fanno il 3D oggi, si chiamava colorist. C'era dai tempi delle Corde de Beaux-Arts, quindi aveva bisogno di qualcuno che facesse questi spaccati ad acquarello tipo le Corde de Beaux-Arts, e assieme ai due architetti dello studio abbiamo disegnato queste robe e abbiamo fatto queste tavole. Sono rimasta lì un paio di anni, ma io non amo Parigi, per cui quando poi ho fatto questi due spettacoli con la GAE, poi Ronconi mi aveva chiesto di fare Vedra. Io amo molto Milano, amo l'Italia, sono tornata a Milano e ci sono rimasta. Quindi è stato casuale. Poi adesso mi piace moltissimo, però da piccola non volevo farlo, cioè no. Adesso può piacere. Non tornerete a parlare dei miei gattini. No, beh, non ho più l'età di mettermi, continuo a avere l'orrore del sangue, quindi però se nasco un'altra vita vorrei fare qualcos'altro. Cioè, nel senso, non è che uno deve sempre fare lo stesso lavoro tutta la vita. O nella prossima vita, quindi non lo so, nel senso, è un lavoro che mi piace, lo faccio, però non so, mi piace moltissimo farlo, penso che fare il teatro è come fare una mostra, è come fare delle vetrine per la Rinascente, cioè mi diverte tutto allo stesso modo. È passato prima la facciata della Rinascente, abbiamo fatto 2 anni fa a Milano Excel ed erano degli eventi in giro per la città, penso che in fondo un po' una forma nostra, no? Di dividere il teatro dal, cioè se pensiamo alla storia dell'arte, facevano di tutto queste persone, cioè non è che le grandi feste qualcuno le faceva, non è che, ed erano della gente che faceva oggetti, vediamo, scenografi, cinema, cose. Quindi credo che un pochino mi piace gestire lo spazio, non so come dire, perché poi se poi devo dire che io di mio, se vado a teatro, mi piace di più andare a sentire uno spettacolo d'opera lirica o una sinfonica che andare a sentire una, cioè, ma quella è la mia vita privata, nel senso. E ha uno spettacolo che rimane particolarmente affezionato? Mi affeziono a degli spettacoli, ma non sempre perché è venuto bene, per dei motivi personali. Sì, nel senso, uno spettacolo che, per esempio, che ho amato molto, che non ha visto quasi nessuno, e che è stato un momento, era il Lear di Reimann fatto a Reggio. È uno spettacolo che ho amato, non lo so perché mi piace, ma non perché mi piaceva la scena, mi piaceva tutto di quella roba. Nonostante ci litigavamo sovente con Luca, sì, mi aveva divertito farlo. Diciamo, non è neanche stato un periodo felice, non so come dire, avevamo proprio un po' di, anche con i cantaermi, una roba complicata, però lo ricordo come un'esperienza molto piacevole. Quindi credo che ogni spettacolo abbia, spero sempre che il prossimo, cioè io mi appassiono sempre al prossimo, non so, no? Grazie. Benissimo, direi che possiamo a questo punto ringraziare davvero moltissimo Margherita per il tempo che ci ha dedicato, regalato, perché ahimè sono le 29, quindi dobbiamo lasciarti andare al treno. Grazie.
grazie ancora davvero. Adesso la prossima cosa che vedremo tua è Se questo uomo. Sto preparando Se questo uomo, e in temporanea sto preparando, gli spettacoli si preparano come sapete molto prima, sto preparando Roma Agonni con Henning Brockhaus per Parma, per il Reggio di Parma. Cioè in questi giorni stiamo lavorando su questo. Grazie infinito davvero.